Allora, passiamo all'argomento successivo, numero 5, approvazione schema di regolamento di polizia urbana. Passerei la parola al segretario. Allora, noi questa sera abbiamo all'ordine del giorno 4 schemi di regolamento che sono intimamente collegati gli uni agli altri. Sono regolamenti di pulizia, quindi il termine pulizia si intende la verifica, la vigilanza da parte appunto dei nostri agenti di polizia locale sull'attività che viene svolta nell'ambito del paese. Questo è il regolamento di polizia urbana, dell'attività che viene svolta nell'ambito del paese per quanto riguarda l'attività invece collegata alla ruralità, cioè all'agricoltura, il regolamento dell'utilizzazione economica di affluenti o dell'unione del territorio è collegato a quello di polizia rurale, che ne è una conseguenza, e alla fine il regolamento per la tutela, la detenzione del benessere degli animali, anzi degli animali di affezione, perché sempre più c'è sensibilità in relazione a quella che è la tutela appunto degli animali di affezione, che sono gli animali che tutti noi teniamo in casa per motivi collegati all'aspetto che noi abbiamo questi animali, giustamente devono essere tutelati. E la normativa ultimamente, soprattutto il codice penale, ha aggravato le pene nei confronti delle persone che maltrattano gli animali. I regolamenti, voi sapete, sono atti di vista del diritto amministrativo, sono atti di normazione secondaria rispetto sia alle leggi statali sia alle leggi regionali, e sono atti amministrativi e normativi per un riguardo il comune, la capacità normativa del comune si fissa appunto nello statuto e nei regolamenti, per cui vanno a dettagliare alcune norme di principio che sono sempre però alla base dei regolamenti, per quello dico sono norme secondarie rispetto alle norme di grado primario che sono le leggi statali e le leggi regionali. Quindi sono sempre, si basano sempre i regolamenti sulle norme di rango statale e regionale e devono osservare queste norme. Se voi avete domande avute, se avete delle richieste di chiarimenti, potete tranquillamente. Secretario, vorrei fare una richiesta per una modifica all'interno del regolamento di polizia urbana. Sì. Articolo 19, comma 5, che testualmente dice: cani e altri animali di affezione non possono essere messi in parchi ad altre aree verdi di uso pubblico, eccetera, eccetera. Sì. Anche leggendo quello di l'altro regolamento per la detenzione del benessere degli animali, eccetera, eccetera, vi è una lieve discrepanza e sarebbe da modificarlo mettendo cani e animali che non possono accedere in giardini, tranne che in caso abbiano i cani. Tranne che accompagnati al guinzaglio, perché uno dell'altro vivono c'è un'altra discrepanza, se l'ha letta forse l'avrà vista, che non stava contanamento ma non stia, cioè è un altro invitato contanamento sono schemi di regolamenti dove è quella articolo è regolamento comunale per la tutela della detenzione articolo 5.5 e anche in altre parti, in questo non sono sì, ma è citato due o tre volte. Sì, è citato più volte contando. Sì, perché in effetti questo è il primo titolo 3. Approvato, è stato il comune di Contame, dove anch'io. Titolo 3, se lei guarda titolo 3.5.
Nel territorio del comune di Ponzano Veneto è vietato macellare animali con le pratiche crudeli. Articolo 11. No, io l'ho corretto, ma giustamente sono. No, io non è arrivato. Hai la copia corretta, no, non so, poi lo stesso sull'articolo 11. Articolo 11, se il comune di Ponzano Veneto appoggia i programmi di preparazione. Beh, c'è un punto relativamente a quanto riguarda il regolamento di polizia urbana, articolo 10, punto 2, nei casi urgenti per motivi di ordine e decoro di opportunità, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti addebitando le spese a carico del responsabile e del proprietario dell'immobile. E allora, stiamo parlando dell'articolo 10, punto 2. E anche 3. Resta in ogni caso un obbligo al proprietario che abbia iscritto eccetera eccetera. Trovo che sia un po' eccessivo, cioè se un povero disgraziato si trova in un momento di difficoltà e effettivamente sporcano, che non so, una facciata o altro, nel tempo, dovremmo dare un tempo, non è che il comune intervenga e poi addebiti dei costi, che sappiamo benissimo che l'amministrazione pubblica ha dei costi ben diversi di quelli che potrebbe avere un privato, e quindi imputare dei costi eccessivi un privato semplicemente perché non ha la tempestività per poter eventualmente cancellare delle scritte o altro, o la fissione di una pubblicità, mi sembra un po' eccessivo ricorrere all'immediatezza di una spesa a carico del responsabile e proprietario dell'immobile, anche perché la persona non ha nessuna responsabilità magari dell'atto vandalico in sé. Metterei una tempistica quantomeno, entro che ne so un tot di tempo è necessario, oppure riterei ancora più opportuno, per evitare gli sguidi, far sì che di comune accordo con il privato, ecco, magari sarebbe ancora più interessante dire al privato: guarda che c'è questo, e di comune accordo lo fai te entro 3 giorni oppure lo faccio io. Ecco, metterei una tempistica. Parlo pure di cose pubbliche e non private. Cioè tutto quello che riguarda il pubblico. Nei casi urgenti motivi. No, no. Gli edifici pubblici. Gli edifici pubblici o privati, c'è scritto. O privati. Cioè, voglio fare un esempio, qui di fronte a noi abbiamo l'agenzia. Ma lei dice per gli edifici pubblici è anche privato o per i privati? No, io metterei per i privati, perché pubblici è logico che è di gestione del comune, però per il privato. Quindi solo per i privati. Sì, di fronte a. Visto che l'articolo cita entrambi, do per scontato che il pubblico provveda. No, però i privati sono quelli ovviamente non propri, cioè uno va a impattare. Prenda l'esempio della parete qui di fronte. Io ho fatto la scritta sull'edificio di fronte. Di fronte del mio privato. Perfetto. Chiaramente avrei un danno al privato. Certo. Quindi chiaramente devo fare subito la. No, ma lei la vede in questo modo. Io vedo ad esempio una frase ingiuriosa o un'offesa di fronte, nello stabile qui di fronte. Arriva subito l'intervento da parte del comune e la cancelliamo e ti addebito la spesa. Ma ok, mi addebiti la. Sì, ma però lei capisce, magari per qualcuno può essere ingiuriosa, per l'altro già che è simpatica. Quindi non possiamo addebitare al privato dei costi eccessivi perché dobbiamo fare una riparazione per quanto riguarda una scelta di questa amministrazione. Dobbiamo dare una tempistica, quantomeno un comune accordo, cioè non mi sembra corretto che un privato debba sopportare le spese di un costo pubblico quando magari ti dice: guarda, dopo domani me la pitturo io oppure la sistemo io o me la faccio fare da un privato che ha dei costi ben diversi. Darei un'opportunità a un povero cristo magari che si trova anche in difficoltà, cioè vanno sul consorzio, se entro mezzogiorno non lo fai lo facciamo tutti noi, cioè, e dopo mettiamo in conto il consorzio dirà no, te lo faccio io domani, mi viene il pittore domani mattina, cioè. No, no, ma io sto pensando a chi subisce il danno, non chi fa il danno. Perché chi fa il danno, indubbiamente se lo becca, si prende la denuncia, ma chi qua, stiamo parlando? Si fa dire, o del proprietario dell'immobile. Motivi di ordine, di decoro, di opportunità. Il comune potrà provvedere
all'immediata eliminazione dei deturpamenti. Quindi il comune prevede subito alla scritta anche la... Beh, secondo me per un punto 2, punto 3, cioè, secondo me l'azione è doverosa per quanto riguarda, dice, le spese carico responsabile, anche doverosa per quanto riguarda le proprietà delle nuove, questo potrei dire Beh, ma ho capito, ma se il privato spende meno, scusi, perché se il privato comune compra. Se lo fa il privato è chiaro che in casi e nei casi che lei ha fatto. Vabbè, io metterei una tempistica, perché nell'immediato è soggettivo. Mettiamo entro 2 giorni, entro 3 giorni lo deve fare, punto. Mettiamo una chance, cioè il paro Cristo ma lei lavora, fa, briga e via. Propongo e dopo mettiamo i voti, vediamo se viene approvato. Cioè che sia subito eliminata la scritta, che sia per il pagamento ovviamente da fare il privato, se il privato è disposto che poi viene fatto appunto dal privato, tutta la deve essere fatto tutto, deve essere giuro, non può rimanere. Ma le voglio fare un esempio. Uno si alza al mattino, trova una scritta, un disegno, qualsiasi cosa, va al lavoro e rientra il giorno dopo, oppure aspetta la sera o un primo momento libero che ha per farlo. No, io vado là e dipingo, o comunque devo fare subito l'intervento perché ho l'obbligo, se una scritta, eccetera. Ma chi è che? Sì, questo posto. Sì, se sì, la scritta è curiosa, per cui è offensiva per la gente, che credo che debba essere subito eliminata. Qualora la mia scritta sia simpatica, allora potremmo aspettare il giorno 2, però la tempistica verrà stabilita dall'amministrazione in relazione a quello che è contenuto la frase. Se effettivamente una frase ingiuriosa che offende la comunità pubblica, io credo che debba essere subito eliminata. Qualora invece la frase non è, o è un disegno così che non può avere un grosso impatto. Ma allora facciamo una cosa, sono d'accordo con lei, ma allora quando si tratta di definire il costo, allora se lei non vuole mettermi, se lei giustamente dice è una scritta che dà fastidio, un disegno che dà fastidio, d'accordo, sono d'accordo con lei, però per quanto riguarda le spese a carico del responsabile o del proprietario dell'immobile, se lei come amministrazione manda a fare questo intervento immediatamente, la spesa deve essere comunque pari alla spesa corrente comune, non può eventualmente addebitarmi di costi maggiorati perché l'amministrazione ha dei costi maggiori. Cioè, ritengo che una chance a chi subisce il danno si ritrova con un muro rovinato, con una scritta ingiuriosa, gli rovinano la casa, oltretutto trova il comune che gliela pittura e fa peggio che non la riparazione, e alla fine deve pagarsi la casa, deve pagarsi anche eventualmente l'imbianchino mandato dal comune perché gli fa la... Non è d'accordo su questo, immagini che sia casa sua. Nel senso che, anche se non è scritto, che il cliente deve regolare il principio in maniera più dettagliata, che